Radio Maria. Trasmettiamo i 10 comandamenti a cura di Padre Livio. Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, i 10 comandamenti. Siamo arrivati all'introduzione, dove appunto cerchiamo di mettere in luce quali sono le basi universali della moralità, che sono appunto i 10 comandamenti. In questo libro, come vi ho detto, è scritto per il grande pubblico, però ho avuto anche un'attenzione particolare per i catechisti, insomma, per la catechesi che si fa nelle parrocchie, nelle scuole. Anzi, segnalate, fate conoscere questo libro ai parroci, perché è importante che nelle parrocchie si ricominci a insegnare sistematicamente quella morale naturale, quella morale cristiana, poi illuminata dalla fede, senza la quale non c'è nessun cammino di santità. Vi ricordate quello che ha detto la regina della pace a suo tempo? Cioè che i 10 comandamenti sono l'indicatore di strada sulla via della santità. Non illudiamoci di poter costruire una vita cristiana se non sulle basi della fede da una parte e della morale dall'altra. Cioè non c'è vita cristiana senza vita nuova, cioè senza moralità,
la moralità appunto costruita sulla base dei 10 comandamenti, perfezionati poi dal discorso della montagna, che però rappresenta un po' un culmine, la cui base sono appunto le tavole della legge. In questa nostra introduzione, cari amici, in cui abbiamo cercato di affrontare alcuni problemi fondamentali del nostro tempo, chi ritiene che sia l'uomo e non Dio la base della moralità? Noi abbiamo detto che in questo modo la moralità non ha una base sicura, perché gli uomini cambiano col passare del tempo, poi ci sono uomini di ogni razza, popolo, lingua e nazione. Se ogni uomo si facesse la sua moralità, è chiaro che si rischierebbe di giustificare soltanto atteggiamenti ad uso un delfine, cioè atteggiamenti e comportamenti dove ognuno in pratica giustifica le sue passioni. Noi abbiamo detto che la moralità ha la sua fonte in Dio stesso, nella sua bontà, nel suo amore, nella sua santità, nella sua bellezza. Dio ha scritto questa legge morale nell'anima dell'uomo, nella ragione dell'uomo. Quindi la moralità presuppone e l'esistenza di Dio e il riconoscimento che l'uomo non è un animale, ma un'anima spirituale. Nella ragione dell'uomo Dio ha scritto i 10 comandamenti. La parola ragione va intesa in senso ampio. Poi abbiamo specificato, cari amici, che comunque questa legge morale naturale, che è scritta nell'anima dell'uomo, l'uomo la percepisce, la coglie attraverso la coscienza. Ed è appunto, oggi siamo a pagina 13 e vorremmo appunto dedicare questa catechesi alla voce della coscienza. Che cos'è la voce della coscienza? Ebbene, cari amici, per quanto riguarda la voce della coscienza, vorrei innanzitutto affermare che si tratta di un'esperienza molto singolare, molto bella, che fanno gli uomini di tutti i tempi e di tutti gli spazi. Di che cosa si tratta? Cioè che l'uomo avverte dentro di sé, potremmo chiamarla una voce, però è una voce spirituale, una voce interiore, che gli indica ciò che è bene e ciò che è male. Supponiamo, cari amici, io sto per uccidere una persona, o comunque decido di uccidere una persona. Qualsiasi uomo che non abbia già percorso la china del male fino a soffocare la propria coscienza, capisce che sente dentro di sé, chiamiamola pure una voce, anche se naturalmente si tratta di una voce che non si ascolta con le orecchie del corpo, ma con le orecchie del cuore, sente in sé una voce che disapprova quell'azione. La disapprova. Sente una voce interiore che gli dice: quell'azione è cattiva, tu stai facendo il male. Nel medesimo tempo, se io sto per fare un'azione buona, per esempio un atto di bontà, un atto di generosità, io sento ancora prima di compiere questa azione dentro di me una voce che potremmo chiamare anche un giudizio sulla mia azione, perché questa voce è un giudizio sulla mia azione che mi dice: sì, quello che tu stai facendo è buono. Quindi non c'è dubbio, cari amici, che in noi c'è questa potremmo chiamare, i teologi la chiamavano la sinderesis, comunque questo orientamento di fondo del nostro spirito che discerne fra il bene e il male. Cioè il discernimento fra il bene e il male fa parte del nostro essere umano. Cioè in noi c'è già una luce interiore, una voce interiore, un orientamento interiore che discerne il bene e il male. Per cui se tu stai facendo un'azione cattiva ti dice che quello che stai per fare è cattivo, quindi non farlo. Mentre se stai facendo un'azione buona ti dice che quello che stai facendo è buono, quindi fallo. Non solo, cari amici, ma dopo che io ho compiuto un'azione,
c'è questa voce interiore che è un giudizio sull'azione compiuta. Per cui se c'è un'azione, se io ho compiuto un'azione buona, sento l'approvazione dalla coscienza. Mentre se ho compiuto un'azione cattiva, sento la disapprovazione dalla coscienza. Naturalmente, se io facendo azioni buone, e quindi sentendo l'approvazione dalla coscienza, avverto dentro di me una grande pace. È la pace della coscienza. La coscienza che approva. Non c'è niente di più, prezioso a questo mondo che la pace della coscienza. Uno potrebbe essere povero, avere nulla, mancare perfino del necessario per vivere, ma se la sua vita è retta e ha l'approvazione della coscienza, ha questo bene interiore che è la pace della coscienza, al quale nessun bene, cari amici, è paragonabile, perché la pace della coscienza è l'anticamera della felicità. Invece, cari amici, quando io faccio un'azione cattiva, o comunque la mia vita è un susseguirsi di azioni cattive, per cui percorrendo la via della mia rovina, ebbene, cari amici, sulla mia vita fatta di azioni cattive sento la disapprovazione della coscienza, anche se poi è una vita che mi dà ricchissime soddisfazioni materiali, perché magari col male ho ottenuto questo, ho ottenuto l'altro, capito? Però io dentro non sento l'approvazione della coscienza, ma sento il rimorso. E il rimorso della coscienza, cari amici, non dà pace. È un tormento che dura finché io non ho rettificato la mia vita, finché io non ho chiesto perdono a Dio, finché io non mi sono convertito. Ed è una grazia, il rimorso della coscienza, cari amici, è una grande grazia. Perché è come quando io vado in autostrada, mi si accende la luce rossa della macchina dell'olio, di cui manca l'olio, qui rischio di bruciare il motore. Così la voce della coscienza ti indica che la tua vita è costruita su basi false, che stai amando verso la morte, che sei in pericolo di perdizione eterna. Quando la coscienza rimorde, perché la tua vita non è retta, è una grande grazia con la quale Dio ti mette sull'avviso. Ora, cari amici, questa voce interiore che approva il bene che faccio e che ho fatto, che disapprova il male che sto per fare e che ho fatto, questa voce interiore non ce l'hanno gli animali, cari amici. Non ce l'hanno gli animali. Gli animali, infatti, noi quando un animale, un cane, mangia un bambino, facciamo per dire, no? Mica gli facciamo il processo al cane, mica lo mandiamo in galera. Perché? Perché il cane non ha né la coscienza, né la libertà, né la conoscenza, né la responsabilità. Invece per quanto riguarda gli uomini, a meno che non siano infermi di mente, e oggi si largheggia un po' troppo nel dire che sono infermi di mente, però ci sono anche gli infermi di mente, sono malattie, però gli uomini normali hanno una intelligenza, hanno una libertà, hanno una coscienza. Perché? Perché hanno un'anima. Allora, che cos'è questa voce interiore che è iscritta nell'anima umana e che è una grande luce che discerne fra il bene e il male? Questa voce interiore è la voce di Dio in noi. Anzi, forse la definizione più semplice, più bella, più acuta della coscienza è proprio questa. La coscienza è la voce di Dio in noi. Quindi, quando tu senti la disapprovazione della tua coscienza, è perché Dio disapprova la tua vita. Quando tu senti l'approvazione della tua coscienza, è Dio che approva la tua vita, e questo ti dà una grande pace. Allora, cari amici, è tutto risolto con questa introduzione? Abbiamo messo in luce tutti i problemi? No, cari amici, attenzione. Come accade anche, così nella natura, nella radiofonia, nella realtà materiale, no? Che una voce può essere distorta, la voce è distorta, capita anche noi qui in radio, quando per esempio i volumi non sono ben calibrati, viene distorta la voce, per cui non si riesce più a capire quello che uno dice.
o addirittura sembra la voce di un altro, la voce deformata. Ebbene, cari amici, anche per quanto riguarda la coscienza, sono possibili deformazioni. Ancora di più, è possibile addirittura spegnere questa voce. Come è possibile deformare la coscienza? Bene, cari amici, per ascoltare la voce della coscienza bisogna far tacere la voce delle passioni. Ecco perché è facile che non è che, cioè, la voce della coscienza non si deforma, perché la voce limpida di Dio non si deforma mai. Un raggio di luce purissima. Ma cosa succede, cari amici? Che se nel mio io ci sono le voci delle passioni, le voci dell'orgoglio, le voci dell'avidità, le voci della lussuria, le voci dell'invidia, la sete e la fame di mondo, di potere, di denaro, eccetera, queste voci, cari amici, finiscono per soffocare la voce della coscienza. O addirittura io finisco per scambiare queste voci come la voce della coscienza, per cui succede che, come abbiamo visto, testimoniato, letto direttamente in questi giorni, finiamo per dire per dire come appunto ha fatto, qualcheduno sta facendo, qualcheduno ha fatto, per dire che le orrende stragi, di cui abbiamo avuto tremenda testimonianza, ebbene, cari amici, sono volute da Dio. Cosa succede in questi casi, cari amici? Succede che il proprio orgoglio, la propria mente alterata, l'insidia di Satana, che naturalmente alimenta in noi l'orgoglio, la superba, l'odio, eccetera, finiscono per soffocare questa voce di Dio in noi e noi finiamo per identificare le nostre passioni come se fossero la voce di Dio. Ecco perché l'uomo, cari amici, è un grande ingannatore di se stesso. Spesse volte chiama Dio a giustificazione delle sue male azioni. Quindi, cari amici, stiamo attenti per cogliere la voce della coscienza, che è la voce di Dio in noi, per cogliere la sua purezza, dobbiamo far tacere le voci delle passioni in noi, le voci dell'odio, della superbia, dell'orgoglio, delle fami di mondo. Se non facciamo tacere queste voci, rischiamo per scambiare appunto queste voci come se fossero la voce di Dio, invece in realtà è la voce del nostro io peccatore, del nostro io ingordo, del nostro io superbo. Per cui c'è questo rischio gravissimo da parte nostra, cari amici, di deformare la voce della coscienza, di farla inquinare con le nostre passioni, o addirittura di sostituirla con la voce delle nostre passioni. E allora, allora giustifichiamo tutto in nome di Dio, in nome della coscienza. Ma in questi casi, cari amici, la coscienza che cos'è? In questi casi la coscienza è deformata, non è più la voce di Dio, è la voce delle mie passioni e io sto ingannando me stesso. Così pure, cari amici, la coscienza non solo può essere deformata, ma la coscienza può essere anche soffocata. Come può essere soffocata la coscienza? Cari amici, quando la coscienza rimorde, io la metto a tacere. La metto a tacere e continuando a fare azioni cattive, finisco per seppellirla sotto la coltre delle mie iniquità e dei miei peccati. E quando la voce della coscienza è spenta, cari amici, tutti i delitti, anche i più orribili, sono possibili. Chi commette delitti di cui, per esempio, siamo testimoni in questi tempi, questi sono i più vistosi perché sono su un piano planetario, poi ci sono anche i delitti individuali, naturalmente. Quando uno commette questi delitti è perché ha già commesso un delitto precedente, e cioè ha già ucciso la sua coscienza. Allora, quando uno ha ucciso la sua coscienza, è pronto per qualsiasi delitto il demonio lo insinui e magari è anche pronto a giustificarlo in nome di Dio. Quando la coscienza è spenta, cari amici, siamo a un passo dalla perdizione eterna. Solo un'immensa grazia può risvegliare la coscienza, un'immensa grazia che ebbe Giuda. Perché
perché non c'è dubbio che Giuda fu uno di quelli che uccise la sua coscienza prima di attuare quel delitto così, così perverso da far dire al Vangelo che Satana entrò in lui. E ciò nonostante, cari amici, questo delitto che Giuda compì, prima uccise la propria coscienza, poi vendette il figlio di Dio, ebbe la grazia del risveglio della coscienza, perché a un certo momento si avvide del delitto che aveva commesso, una grazia immeritata che gli ha concesso Cristo dalla croce. Il risveglio della coscienza e ha visto il delitto che ha commesso, ma poi non ebbe fiducia nella divina misericordia e si impiccò. Perciò soltanto una grazia immensa, cari amici, può concederci il risveglio della coscienza dopo che l'abbiamo soffocata, l'abbiamo distorta. Ma una grazia immensa, e non è detto che sappiamo anche farne uso, farne buon frutto di questa grazia. La nostra attenzione quindi deve essere quale? Quella di avere una coscienza retta. Cosa vuol dire avere una coscienza retta? La nostra attenzione deve essere quella di percepire veramente qual è la voce di Dio in noi, purificando dalla voce delle passioni, dalla voce dei nostri egoismi. Una voce di Dio che sia perfettamente conforme alla legge di Dio e all'insegnamento della Chiesa. Allora la mia coscienza è veramente retta. Veramente retta. E quando la coscienza è retta, cari amici, allora vale un principio morale fondamentale, e cioè che la coscienza retta va sempre seguita e va mai disattesa per nessuna ragione, perché noi saremo giudicati in base alla nostra coscienza. Quindi la coscienza retta, di cui io sono convinto che è giusta, poi nei casi più difficili lo sa soltanto Dio quale sarebbe stato il vero retto comportamento. Comunque la coscienza che io mi sono sforzato di adeguare alla legge di Dio e di cui sono perfettamente convinto, questa coscienza va sempre seguita a qualsiasi costo, perché saremo giudicati dall'obbedienza alla voce della nostra coscienza, che naturalmente siamo tenuti a verificare con la legge di Dio e anche con l'insegnamento della Chiesa e anche con il consiglio del direttore spirituale. Ecco dunque, cari amici, dove si manifesta la legge di Dio? Si manifesta in ogni uomo nella sua coscienza. Abbiamo visto a quale deformazione può andare incontro la coscienza, abbiamo visto che la coscienza può essere anche soffocata, abbiamo visto l'importanza del cristiano per formare la propria coscienza, cioè per mettersi in ascolto della voce di Dio senza che le voci delle proprie passioni o della propria ignoranza possano farcela perdere o deformare. Vediamo dunque questo capitolo così chiave, basilare, così importante, a pagina 13, intitolato La voce divina dalla coscienza. La stretta parentela dell'anima con Dio, scrivo, è la fonte della moralità. Nella sua anima spirituale immortale l'uomo trova impressa quella luce di santità la cui origine è in Dio. La legge morale non è quindi creata dagli uomini a loro piacimento, ma essi la trovano scritta nella loro stessa anima. È una verità che anche le filosofie precristiane hanno intuito. Agisci secondo la ragione, era il principio fondamentale della morale antica, della morale stoica. Non si tratta di affermazioni astratte, ma di realtà molto concrete, di cui ognuno può fare l'esperienza. Non è forse vero che nell'uomo vi è una luce interiore, in base alla quale è in grado di giudicare se un'azione è buona o è cattiva? Prendiamo per esempio l'atto di uccidere. Qualsiasi uomo che non sia pervertito avverte che uccidere è un'azione riprovevole e malvagia. La stessa cosa dicasi per il furto o per l'adulterio. Gli atti che l'uomo compie sono da lui giudicati in base a una legge di moralità che gli è intima, come fosse stata scritta a lettere indelebili nel suo spirito. Questo non avviene negli animali, neppure fra quelli più sviluppati. L'animale è mosso dall'istinto, uccide e mangia se ha fame, senza che ci sia alcuna valutazione morale, cioè il leone mangi un capretto, mangi un uomo, per lui è lo stesso. Ti sei mai chiesto perché ovviamente agli animali non si attribuisce né moralità né responsabilità?
La risposta è molto semplice. L'animale non ha una dimensione spirituale che gli permette di scegliere liberamente in base ai criteri morali. L'uomo invece, per ogni azione che compie, istintivamente la valuta in base a quei criteri di moralità che si trova scritti a caratteri indelebili nella sua anima. Non è forse vero che, per quanto riguarda le azioni che compi, ti chiedi se hai agito bene oppure se hai agito male? Se non riesci da solo a pervenire a un giudizio che ti soddisfi, ecco che ti rivolgi al parere di qualche altra persona, finché non hai conseguito un giudizio morale certo. L'uomo sente il bisogno di valutare il suo comportamento in base dei principi di moralità che fanno parte del suo patrimonio spirituale. Questa legge morale scritta nell'anima dell'uomo si chiama universalmente coscienza. Ecco, una legge morale scritta nell'anima dell'uomo, e ne abbiamo detto, la voce di Dio in noi. Alcuni, con un'espressione molto efficace, hanno chiamato la coscienza la voce di Dio in noi. Che cosa dice questa voce al cuore dell'uomo? Innanzitutto fa risuonare un imperativo che non ammette repliche o esitazioni. Fai il bene ed evita il male. Poi, per ogni azione che stai compiendo, questa voce interiore ti avverte se è buona o cattiva. Se ad esempio stai meditando di rubare, ecco che vieni messo sull'avviso che stai agendo in un modo riprovevole. Infine, su ogni tua azione compiuta, senti chiaro e netto il suo giudizio. Di approvazione se quanto hai fatto era bene, di disapprovazione se quanto hai fatto era male. La coscienza è il radar morale dell'umanità. L'uomo, dopo il peccato originale, erra non poche volte nel giudicare il bene e il male in base alla coscienza. Spesso gli egoismi e le passioni hanno accecato gli uomini, che si sono costruiti una coscienza di comodo. Quindi è un conto alla coscienza retta e un conto alla coscienza di comodo. Noi siamo degli abili ingannatori di noi stessi. Chi può negare che l'umanità abbia vissuto nel suo travagliato cammino dei lunghi periodi di eclisse morale? Tuttavia, anche nelle ore più buie, non sono mancati i testimoni e i profeti che hanno preparato quelle rinascite spirituali che mai sono mancate. Nella loro coscienza gli uomini trovano impressa a caratteri spirituali la legge eterna del bene. Se la tengono sgombra dalle tenebre delle passioni e dell'ignoranza, e si possono sentire l'approvazione o la disapprovazione di Dio su ogni azione che essi compiono. E questa è una cosa bellissima, cari amici, perché su tutto ciò che noi facciamo durante la giornata, noi, se abbiamo il nostro radar interiore, diciamo così, ben funzionante, cioè se abbiamo una coscienza vigile, noi durante ogni istante della giornata sentiamo l'approvazione o la disapprovazione di Dio su quello che stiamo facendo. Mica abbiamo bisogno di messaggi subliminali. La legge di Dio, prima di essere scritta nei libri sacri da Mosè, è stata scolpita nell'anima di ogni uomo e racchiusa nella nostra coscienza la chiave segreta che ci consente di discernere fra il bene e il male. Ecco, amici, dunque, questo capitolo importantissimo relativo alla nostra coscienza, che ci ha messo in contatto con una realtà interiore che fa parte della nostra persona. Radio Maria, abbiamo trasmesso i 10 comandamenti a cura di Padre Livio. I don't know.
domani.